Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale dal vostro The Batman, il Cavaliere Oscuro di YouTube, per questo nuovo gameplay di Immortal Phoenix Rising. Finalmente siamo riusciti, dopo varie bestemmie, come sempre, come al solito, dopo vari enigmi, a raggiungere la cima della montagna. Puoi mettere, piccolino? Sì, ho abbattuto le colombe mentre la stavano portando alla montagna, come avevi detto, Tifone. Ma che... Ora, il nettare che conferisce la vita agli dèi e il liquore delle loro vene, mettili nel calderone. Liquore? Il sangue degli dèi. Veloce, piccolino. Il piccolino si sta stufando. Ora, il veleno di Idra che ha abbattuto Eracle. È l'acqua dello Stige, il fiume più letale dell'Oltretomba. Sta indietro, versa i frammenti adamantini per contenere il tutto. Piano. Bene, ora portami la fiala. Questo sarà il mio trono una volta uccisi gli dèi? Quando li avrò eliminati con quel veleno, nulla può resistere al suo bacio oscuro. Dunque è questo il piano di Tifone. Ucciderli tutti. Ah, oh, sì. Mi ci potrei abituare. Ligirone! Oh, la situazione si fa interessante. Wow, che velocità! Come hai fatto ad arrivare quassù? Ho sentito tutto! Guardami, non merito di essere un dio? E naturalmente penserò anche a te. Ti renderò il dio della narrazione, così potrai commemorarmi. Che ne pensi? Non ti rendi conto di quello che stai facendo? Non puoi dare quel veleno a Tifone! Smettila di preoccuparti, è tutto sotto controllo. Non dovrai fare del male a nessun dio, te lo prometto. Lo farò io. Tagliamo i rami secchi. È ora di cambiare! No, non te lo permetterò! Tu e quale esercito? Nessun esercito, solo io. Oh, hai sul serio. Non voglio umiliarti, ma non mi lasci altra scelta. Vediamo cosa sai fare! Avanti, forza! Colpiscimi! Sono allenato. Allora smetterò di andarci piano con te. Fatti sotto. Attenzione a quello che desideri. Oh, sì. Mi ci potrei abituare. Che cos'è? Lo slogan di questo idiota? Avanti, Phoenix! Ah!
non è più divertente, Phoenix. È questo che sono per te, una specie di scherzo. Non intendevo quello. Per tutta la vita ho desiderato essere come te. Avrei fatto qualunque cosa per te. E non mi hai mai chiesto niente. Era come se non esistessi. Bene, sei tu lo scherzo ora. Sì. Ma... Guarda, smettila di... No. Tu e quale esercito? Nessun esercito, solo io. Oh, hai... sul serio? Non voglio umiliarti, ma non mi lasci altra scelta. Vediamo cosa sai fare. Abituare. Che cos'è? Lo slogan di questo idiota? Avanti, Phoenix! Yeah!
Lascia che ti insegni un paio di cose. Ora no. Per tutto. Che vuoi? Ti prego, fermati! Perché non hai sconfitto 1000 spartani da solo? Non ti sei infiltrato nel loro porto, affondando in una notte le loro navi una per una? Questo non è nulla in confronto a quelle imprese! Non è vero! Non ho mai fatto nulla del genere! Come? Cosa? Prometeo! Cosa? Mi sono nascosto, va bene? Ci fu una tempesta.
tutte le navi affondarono e gli altri soldati vennero uccisi. Me lo sono inventato, d'accordo? Cosa ti sei inventato? Tutto. Ho imparato da te. Racconti così bene le storie, tu, che è impossibile non credere a tutto quello che ti esce dalla bocca. Ci metti tanta di quella passione. Si potrebbe dire che raccontare storie è una caratteristica di famiglia? Quelle non sono storie. Sono bugie. Stessa sostanza, nomi diversi. Comunque, quando diventerò un dio, le renderò tutte vere. Nessuno lo saprà mai. Ligirone. Tifone! No! Oh, fermati! Stai commettendo un terribile errore! No, no, no! Che succederà se la userà contro la mia famiglia? Prendi quella pozione! Aspetta! Ligirone! Non posso credere che stia accadendo. Mai voltarsi quando qualcuno indica qualcosa. Questa è una delle regole fondamentali, insieme al compilare delle liste per organizzarsi e al controllare sempre che uno dei figli che sta inghiottendo non sia in realtà una pietra! Ottimi consigli. Phoenix sentiva che se avesse seguito suo fratello nella cripta non sarebbe più potuto tornare indietro. Splendida Era, madre divina, saggia Atena, possente Poseidone che scuote la terra, zelante Artemide con la sua mira letale, in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì. Cani travestiti da dei, tutti loro. Aiuto! Per favore! Aiuto! Guarda i tuoi dei! Come
come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Non è colpa tua, tu sei una vittima. Dov'è mio fratello? Il bugiardo? Perché mai dovrei volerlo sul trono dell'Olimpo? Dovrei ringraziarti per avermi mostrato la verità, piccolino. Dimmi, dov'è? Dove dovrebbe essere? È diventato di pietra come tutti gli altri. Tu però devi ancora sbagliare. Hai recuperato le essenze degli dèi. Hai ucciso bestie e mostri. Ti sei dimostrato degno. Forse sei tu il mio campione. Non ucciderei mai gli dèi per te. Peccato. Immagino vada contro la tua natura. Tu sei per metà divino del resto. No! Basta parlare! È ora di compiere la profezia! Sai come utilizzare il tuo potere? Essere inutile! Ah!
tifone cadde sotto la spada di Fenix. Sì! Ottimo lavoro, Fenix! Dammi il 5, Prometeo! O anche no. Peccato. Non abbiamo potuto creare insieme un futuro perfetto. Ma non ti porto rancore, perché non hai sbagliato nulla. Meriti di conoscere ciò che io ho sempre saputo. Con l'ultimo respiro rivelò la verità. Hermes! Tu, padre! Cosa? Fenix è un semidio! Mio padre, Hermes! Ansioso di parlare con Hermes e di vedere suo fratello tornare umano nonostante le sue malefatte, Fenix si arrampicò fuori dalla fossa. Se fosse uscito in fretta, avrebbe visto tutti liberarsi dalla roccia. Beh, ho perso la scommessa. Bella vittoria, Prometeo! C'è solo qualche dettaglio che non torna. Anche Pan è figlio di Hermes. È così. E agli zoccoli? Fenix non ce li ha. Hai ragione. E non capisco che cosa volesse fare Tifone con la pozione Ammazzadei. Non sembrava neanche intenzionato a usarla. E sai che Fenix non vedrà nessun mortale tornare normale. Perché sei tu che li hai trasformati tutti in pietra. Già, io e te abbiamo litigato per questo subito prima che io andassi da Hade per quella festa. I pezzi iniziano ad andare al loro posto? Che cosa hai fatto, Prometeo? Non avresti sentito ragioni. Così ho messo in moto qualcosa. La tempesta che ha colpito la nave di Fenix. È stata opera mia. Beh, ho chiesto a mio fratello Atlante di farlo. Un attimo, com'è che ha fatto Tifone a liberarsi? Non l'ho detto, ma è stata sempre opera di Atlante. E questa storia? In gran parte vera, fino alla fine. È servita allo scopo. Ti ha tenuto qui con me. Quindi Tifone non ti ha tolto il potere della profezia. Mai funzionato meglio. Molto meglio della tua memoria. Infatti, una volta ti avvertii, ma ovviamente non mi desti retta, che una certa ninfa avrebbe avuto un figlio da te. Teti. Quel figlio, il primogenito di Teti e Zeus, sarebbe stato la tua fine. Ma Fenix era mortale. Ha subito delle ferite. Mai successo. Me lo sono inventato. Nonostante il caldo tremendo, Fenix proseguì tenacemente, immergendo il martello di Efesto nel cuore delle fiamme. Nessun umano poteva sognare di brandirlo. È finita! Fenix diventerà cenere! Nessuno può usare quei fulmini tranne me! No! È impossibile! Il padre della tua stirpe non è il padre dei tuoi simili. Primogenito di Teti, padre rovesciato, eroe del cielo, è arrivato il momento di tornare a casa. Hermes non è il padre di Fenix. Lui è mio figlio! Zeus, hai trasformato gli immortali in pietra! Sei stato tu! Sono stato io. Allora Tifone ha detto la verità. Perché? Io ho plasmato la quinta era dell'umanità dal ferro. Ho dato loro la vita. Con il passare delle generazioni ho visto dispensare dolore, ho visto la crudeltà, ho visto l'egoismo e non faceva che peggiorare. Per me erano un fallimento e decisi di eliminarli. Ma ora so di aver commesso un errore. Chi sono io per giudicare l'imperfezione? Se ho imparato una cosa osservandoti salvare i miei figli, è che sono imperfetti.
I mortali sono esattamente come gli dèi, anzi noi. Io sono peggiore. Starete tutti meglio senza di me. Oh. Sì, è l'ora di completare la profezia. Sono così fiero di te. Promettimi che sarai una guida, ma soprattutto un genitore migliore di me. Lo so che non sei perfetto, ma sei mio padre. E questo è ciò che conta. Non mi ucciderai. Cosa? Tu pensavi di cavartela così facilmente? Riconoscere di aver sbagliato è il primo passo. Ora, citando Ares, devi essere migliore per davvero. Ci sono 5, forse 6 passi. Io direi più 12. La vita non è una scala o una gara di solidarietà. O riesci a farcela subito la prima volta, oppure cadi. Ovviamente è ancora vivo. A quanto pare ti avevo sopravvalutato, piccolino. Non ci sono seconde possibilità. Tifone, fermo! No! Buon viaggio, tesoro! Ok, bene ragazzi, per il momento io direi che mi fermo qui per il momento per questo nuovo gameplay di Immortal Phoenix Rising. Dopo questi epici scontri finali, mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto questo nuovo gameplay, mi raccomando ragazzi, come sempre, lasciate un like, mettete un bel mi piace, naturalmente continuate a mandare il vostro supporto, continuando a seguirci, iscrivendovi al nostro canale, perché questa serie si promette veramente un finale epico, perciò mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro canale. A presto ragazzi per un nuovo video, ciao!